Buongiorno, siamo con il dottor Luigi Cuomo, amministratore di Penisola Verde, la società che si occupa della gestione della raccolta differenziata in Sorrento. Buongiorno, dottor Cuomo. Buongiorno. Volevo chiederle, per colmare la nostra curiosità, dopo l'intervista al sindaco che ha soffermato l'attenzione di coloro che ci ascoltano appunto sul ruolo della raccolta differenziata e soprattutto della frazione di umido, quale percorso virtuoso e come si sviluppa appunto quello della frazione umida della raccolta differenziata e in che forma ritorna appunto il compost per la produzione agricola, soprattutto quelle a marchio, olio DOP Penisola Sorrentina e limone IGP di Sorrento? Sì, allora noi a Sorrento adottiamo un sistema di raccolta che è porta a porta integrato, quindi diciamo grande parte della frazione che noi recuperiamo è appunto frazione organica. Purtroppo però in Campania non esistono impianti di compostaggi per il trattamento di tale frazione, quindi siamo costretti a trovare fuori regione impianti che soddisfano le quantità che noi produciamo. Questo ha fatto sì ci industriassimo a trovare delle soluzioni per avere un impatto ambientale minore. Una di queste soluzioni è stata quella di riacquistare il compost che trattano questi impianti per poi riutilizzarlo direttamente qui nella nostra Sorrento. Lo abbiamo fatto nei primi anni, a partire dal 2006-2007, regalandolo ai cittadini e agli agricoltori, anche tramite l'azione dello sportello informativo agricolo del Comune di Sorrento. Ma l'azione più importante che abbiamo fatto, anche sotto la spinta del Comune di Sorrento e del Sindaco in particolare, è quella dell'anno scorso, il 2009, quando abbiamo acquistato il compost che veniva trattato da questo impianto per riutilizzarlo poi nel fondo della Regina Giovanna. Quale percentuale di frazione umida viene raccolta e quanta viene conferita a questo centro di compostaggio per poi finire al fondo della Regina Giovanna? Allora, noi a Sorrento produciamo circa 4.000 tonnellate di rifiuti organici ogni anno. Di queste circa 2.000 finiscono a questo impianto della Terza Ampuglia, che si trova a Modugno in provincia di Bari, che equivalgono, il totale equivale circa al 28% del rifiuto complessivo prodotto qui a Sorrento, e il 50% di questo finisce all'impianto della Terza Ampuglia. Abbiamo scelto questo impianto perché fa della qualità uno dei suoi cavalli di battaglia. Basti pensare che per conferire presso questo impianto il rifiuto deve avere un'impurità al di sotto del 3%, quindi questo garantisce anche al prodotto finale, quello che poi verrà utilizzato in agricoltura, che sia un prodotto di qualità e anche certificato ISO 14000 e utilizzabile in agricoltura biologica. Quindi la qualità di questo compost, di questa frazione umida, è buona per raggiungere questi livelli per cui è stata accettata dalla Terza? Sì, sono state fatte anche analisi, anche appunto tramite lo sportello agricolo del Comune di Sorrento, che segue questa fase di utilizzo del compost in agricoltura, ed è stato testato che il prodotto è valido soprattutto per le colture che si fanno qui in Penisola Sorrentina, come il limone e l'olivo. Ritornando all'azienda da lei rappresentata, quali sono gli sviluppi futuri e le strategie che metterà in atto appunto nel campo della raccolta differenziata, nella raccolta della frazione umida, e con quali organismi intende collaborare, di quale collaborazione si avvale attualmente e in futuro? Allora, noi abbiamo già nel 2009 raggiunto gli obiettivi che la legge ci poneva per il 2012, quindi il 65% di raccolta differenziata. Il programma che ci aspetta adesso è quello di una politica di riduzione dei rifiuti, ed è chiaro che un punto fondamentale è quello del compostaggio domestico e dell'utilizzo del compost in agricoltura. Quindi stiamo preparando un progetto per riproporre ai cittadini e agli agricoltori il riutilizzo degli scarti organici all'interno dei propri terreni. Questo farà sì che ci sia non solo una ottima raccolta differenziata, ma una diminuzione dei rifiuti prodotti a monte. Grazie, ringraziamo il dottor Luigi Cuomo e gli auguriamo buon lavoro per l'importante opera che lui svolge nell'attività dell'azienda Penisola Verde. Grazie. Arrivederci.
Con apposita delibera della Giunta Comunale di Sorrento, il 10 aprile 2003, il Comune iniziava una trattativa con la Compagnia di Gesù per l'acquisizione del fondo oggi di proprietà comunale e dei relativi comodi rurali, conclusasi con la compravendita avvenuta il 23 dicembre 2003. Questo territorio è stato interessato da interventi di bonifica ed è stato affidato ad una cooperativa di lavoro agricolo che ha saputo intervenire in modo appropriato, tanto da meritare gli encomi degli ispettori della Regione Campania, intervenendo con ammendanti specifici BioVegetal che riutilizzano parte della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata dai 950 alberi di ulivo, si è ottenuto un olio dalle caratteristiche eccezionali, premiato nella categoria regionale dei fruttati medi nell'ottava edizione del Premio Sirena d'Oro di Sorrento ed in gara nella finale nazionale. Dal quadro qui delineato si evince come un'agricoltura sostenibile, oltre a ridurre l'impatto ambientale, sia in grado anche di produrre risultati di certificata qualità, di competitività sul mercato, contribuendo a diffondere su scala nazionale ed internazionale l'immagine di Sorrento quale esempio di comune virtuoso. Arrivederci a maggio 2010 in occasione della prima mostra mercato dell'olio DOP italiano.